Dunque, questo mestiere io l'ho iniziato in collaborazione con mio fratello nel 1978. Non l'ho aperta, io l'ho aperta mio fratello intanto. Poi mi ha spinto il fatto che non avevo trovato altre soluzioni di lavoro, di conseguenza ho cercato questa collaborazione con mio fratello, che aveva iniziato prima di me, chiaramente. Ma sta scomparendo perché il nuovo sistema, diciamo così, di commercializzazione è proiettato verso l'usa e getta delle parti e dei beni che si usano nelle famiglie. Le difficoltà legate alle apparecchiature di nuova tecnologia sono più che altro legate al fatto che non c'è ancora un mercato che possa offrire i ricambi stessi di queste nuove tecnologie. Ma i pregi chiaramente legati al fatto che il costo si è abbassato notevolmente, e i difetti sono che di conseguenza queste nuove apparecchiature hanno una durata molto più breve. Sì, clientela ce n'è ancora, ma è un lavoro che va scomparendo perché i costi di gestione di un'attività come questa non riescono a essere coperti dalle riparazioni che si effettuano perché appunto devono essere molto contenute, altrimenti il cliente non ripara. Dipende, dopo dipende dalla tipologia di difetto stessa, ma da mezz'ora anche a 2 ore, anche a mezza giornata a volte. C'è un saldatore che mi serve per smontare, dissaldare alcuni pezzi per provare la riparazione. Nel caso di questo videoregistratore il difetto è che registra l'immagine ma manca l'audio. Per cui andiamo nello stadio audio e proviamo a sostituire qualche componente. Lo usiamo anche noi per scaldare alcune componenti. Al fine di testarli meglio se sono più o meno difettosi. Ma io spererei che ci fosse sempre qualcuno che portasse avanti questo tipo di lavoro, anche perché io ci credo nella riparazione.